9 aprile 2013 siamo alla sala del Giulio Cesare, qui al Campidoglio, seguendo quello che dovrebbe essere uno degli ultimi consigli comunali di questa consigliatura. E abbiamo incontrato tra gli ospiti Fabrizio Cianci di Radicali Ecologisti. Ecco, intanto Fabrizio ti chiedo, abbiamo anche girato qualche immagine, c'è stata anche un po' di concitazione. Il motivo di questa concitazione e poi se ci vuoi dire perché state qui. Sì, buongiorno, sta andando in onda il ennesimo tentativo di saccheggio ambientale e territoriale di Roma. Da circa 8 mesi il Comune di Roma, la Giunta Alemanno, sta lavorando per una serie di varianti al piano regolatore generale che riguardano tutti i municipi, anche quelli più vincolati, per esempio quelli che insistono nel centro storico e nell'area storica di Roma. Si tratta di 46 varianti al piano regolatore che porteranno a un aumento di 300.000 metri quadrati di cemento. Allora, noi siamo qui perché riteniamo che in questa fase storica di gravissima crisi economica, dove si inizia a ripensare le strategie della mobilità in termini di sostenibilità, di risparmio energetico, di efficienza, proporre un'ulteriore espansione del tessuto urbano a scapito chiaramente dei valori paesaggistici, dell'agricoltura, dei territori che funzionano ancora economicamente e soprattutto pensare di espandere la città che dovrà rincorrere in termini di infrastrutture, di mobilità, di servizi, quartieri che vengono nuovi, insomma in aree che divengono improvvisamente da verdi a edificabili e guarda caso sempre come dire, è di proprietà delle solite consorterie, insomma, pensiamo che sia un doppio danno, non solo da un punto di vista ambientale, che anche da un punto di vista economico e di strategia di sviluppo per la città. Saremo noi romani a pagare queste varianti, perché poi saremo noi che dovremo pagare i servizi, la manutenzione, le nuove strade, le convenzioni copriranno se no il 20% dei costi per far arricchire sempre i soliti. Ecco perché noi siamo qui per una doppia questione, sia ecologica, e ambientale, ma anche economica. Pensiamo invece di riprendere un'idea di città che ferma e riqualifica il tessuto esistente, conferendo nuova qualità urbana, ripensando la mobilità in termini di sostenibilità, di abbassamento dei valori di inquinamento, ripensando il trasporto pubblico. Questo lo possiamo fare se invertiamo la rotta e la smettiamo di continuare ad assaltare il territorio creando nuovi quartieri dormitorio. Inoltre non si capisce se non come dire, per appunto il discorso consorterie, perché Roma, ma come tutto il mercato dell'edilizia italiano ma anche europeo, in questa particolare fase storica da 4 anni noi abbiamo una quantità enorme, abbiamo il 17% di invenduto nel residenziale, oltre il 30% nel commerciale e quasi la metà nel direzionale. A cosa serve nuovo cemento? Serve per speculare da un punto di vista fondiario e quindi come dire, creare delle plusvalenze illecite. Chiaramente il problema qual è? E perché siamo proprio oggi qui? Questi sono gli ultimi 3 giorni di Consiglio Comunale, perché come sapete a Roma si vota, quindi entro l'11 il Consiglio Comunale entra in vacazio per il periodo elettorale. Troviamo democraticamente insostenibile e sfacciato questo tentativo della Giunta Alemanno di voler imporre delle decisioni che la prossima amministrazione, che speriamo non sia più questa, non potrà più cancellare se non a costo di ricorsi costosissimi che dovremmo pagare sempre noi cittadini. Quindi chiaramente avremo di nuovo problemi per quanto riguarda eventuali perequazioni urbanistiche eccetera, ma comunque il danno sarà fatto, quindi occorre assolutamente fermare questa roba, perché qua si gioca veramente il futuro di Roma e oltretutto, ripetiamo, si aumentano oltre un terzo le previsioni edificatori del piano regolatore vigente, quindi è un vero saccheggio. Grazie a Fabrizio Cianci di Radicali Ecologisti.